Andando un po' di moda questa modalità realistica, che poi mi sono documentato e ho capito che in pratica bisogna realizzare una carriera che sia consona alla nostra società, ossia che non ci siano acquisti assurdi praticamente, cioè giocatori che non possano in pratica giocare tendenzialmente nella nostra squadra. Ma la sto facendo bene, secondo voi? È una carriera realistica questa, perché a me pare di sì, forse l'unico che potrebbe stonare un pochettino potrebbe essere l'acquisto di Quagliarella, che poi tra l'altro Quagliarella c'ha pure 100 anni, cioè nel senso è vecchio, c'ha 39 anni, quindi ci starebbe pure. L'unica cosa che forse potrebbe non starci è il 15.000K che guadagna. Questo potrebbe essere, però secondo me ci sta, un pochettino ci sta. Penso. Poi naturalmente voi siete più esperti e quindi ditemelo sotto. A proposito, Guagliarella si è fatto male, eh? L'abbiamo visto che fine ha fatto. E resterà 5 giorni fuori. Vabbè, giusto il tempo di far scalpitare e far diventare forte Charpentier. E hai voglia. Cannavaro che dovrebbe allenare, scusate, quali trofei? Abbiamo deciso di finire in carico l'Irlanda del Nord. No, no, noi vi schifiamo a morte. Allora, quest'anno cercherò di muovermi, soprattutto anche per ciò che riguarda il mercato, ma in maniera, ma siamo ottobre, vabbè, ma in maniera anticipata. Non voglio farmi cogliere di sorpresa, che poi alla fine non sappiamo che cosa comprare. Comunque, il rosa avremmo sicuramente niente. Con chi giochiamo? Ah, a proposito, quella cosa, vabbè, non mi avete fatto sapere, ho fatto nel commento, però penso che ve la riproporrò altre volte. Torre Grossa, sì, Quagliarella, c'è l'ambulanza, quindi lo togliamo sicuramente. Charpentier può giocare. Allora, Madibo sinceramente, con tutto il rispetto, ha fatto veramente schifo, l'ultima partita, ma veramente tanto. Dispiace per Tutino che è stato venduto, ma sta giocando veramente poco. Quando ha giocato ha fatto veramente schifo. Molto soddisfatto di Koulibaly, che personalmente è veramente forte. Che peccato che è scarso, c'ha 20 anni e non crescerà neanche per niente. Però forse Del Prato c'ha più possibilità. Cipriano è stanco, quindi attenzione, facciamo giocare un po' Badibo, lo faccio un po' riposare, perché poi c'è l'altra partita. Facciamo entrare pure a Gaetano e basta, che mo sto parlando un po' troppo e vi sto rompendo le palle, giochiamo. Allora, mi raccomando, speriamo di non sfigurare subito. Guardalo, 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 Pezzella, guarda, Pezzella, Pezzella, se ne potrebbe fare pure l'attaccante, è buona. Ah, Charpentier, ma porca di quella, fatti la barba, Charpentier. Vai Pezzella, che da tesi, da Pezzella, 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 Pezzella si gioca meglio secondo me. Ansaldi, vai. Vai Ansaldi! Mannaccia! C'aveva un sacco di spazio, c'aveva. Forse era meglio tirare a giro. Non gliela posso dare a questo di qua, perché questo si fa fregare. Ansaldi. Non lo so perché stiamo sprecando un po' troppo, secondo me. Allarga giù, allarga giù. Ma Charpentier, oh, mamma mia, Charpentier. Guarda, questo deve migliorare, perché se non migliora è strano, perché poi è una bestia, guarda lì, ma come ha staccato come un difensore? Sì, difensore, difensore, ha spazzato. Lo so, ma non riesco a capire a volte quando mi fate questi giochetti. Occhio, occhio, è buona, è buona, buona. Lei Gaetano? Vabbè. Io non lo so, cioè, questo è un altro tiro che doveva entrare, secondo me, manco entra. Ma eh no. Charpentier insiste, ma niente da fare, niente da fare per Charpentier. Vai Gaetano. Vediamo se riusciamo. È buona, è buona.
Rigore! No. Allora. Dai Gaetano, vai Gaetano, vai Gaetano, vai Gaetano, ti ferma Gaetano, vai, ti ferma. Ma come si fa? Ma come si fa? Io faccio un tiro, becco la schiena di Bernabé. Non c'è nessuno avanti. E passa! Ah, boia, c'ha mi svindami. Cambio. Gaetano, ti voglio bene, però... dai. Bianchi ha fatto un tiro da 50 metri, ha segnato. Chiamo l'uomo. Oh! Non è fuori gioco, vero? Che coordinazione! Guarda lì! Sì! Ma Sciarpetti, vai! Madonna santa, gli spezziamo le gambe! Vai, Bianchi! Aspetta che sei marcato, allarga giù! Oh! Ma che è sta cosa? Ma tira la bomba, butta di qua. Anche qualche fallo tecnico, ma no, no, non rigore, non rigore. Madonna santa. Questa partita infame, una partita infame. Spazza, spazza, spazza. Oddio mio. Mamma mia. Cioè, fatto. Allora, voglio. Giusto per curiosità, eh. Giusto per curiosità. Giusto per curiosità. Togliamoci la curiosità. Vabbè, volevo dire i tiri, ho sbagliato istintivamente. Ho fatto sta cosa. Non fa niente, dai. Fortunatamente, dico fortunatamente, abbiamo un pochettino recuperato in classifica e rientriamo una tolta nella zona, eh. E noi cominciamo un po' a soffrire. Giochiamo contro il Sud Tirol. Questa scuola nuova che molti raramente si hanno anche utilizzato come scelta. Quagliarello giochi tu, anche Bianchi gioca tu. Ansaldi lo faccio un po' riposare, dai, perché Ansaldi sta facendo gli straordinari. Forse a volte è meglio di no. Ma sto Zakaridis, dopo 2 stelle, 21 anni. Facciamo giocare a Koulibaly, assolutamente. Stasera mi bruciano gli occhi, ma noi non ci abbiamo un terzino, no. Valenti lo facciamo giocare al posto di Kbout? Quanti anni ci avete? 24, 23. Però sono giovani, 32 Romagnoli. Facciamo giocare Romagnoli che c'è l'esperienza. Esterno destro non ci abbiamo nessuno praticamente. Ci abbiamo soltanto Mann e facciamo giocare a Mann. Ok, tolgo a Del Prato e facciamo giocare a Mann di qua. Giochiamo così. Ci vorrebbe bella vittoria così. Arbitro, niente di me. E manco il fallo c'ha da, c'è capito? Manco il fallo c'ha. Ma Portare via il pallone. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Non si fa sorprendere. che. È guarito. Comunque non vale, quello è fallo, eh. Dai, manna. E te la volevo pure dare, ma non. Bellissimo! Almeno Quagliarella quando tira. Cioè, avete visto? Una bomba proprio. Cioè, che prendi là? A quello di là penso è proprio zero. Guarda che buona. Fatica il Parma a tener palla, percentuali relativamente basse finora. Guarda che buono. Vai, Mann, vai, Mann, vai, Mann. L'ho ritardato. Ma che era un Crespo? L'ho ritardato un po' troppo. Di palla te ne trovi tre addosso. È un po' eccessiva sta cosa. Comunque, Valenti sta giocando bene. O perlomeno non abbiamo pigliato gol. È buona. Mannaccia morta. Sempre a quel cretino davanti. Porca di quella miseria. No, ha dato una palla egregia. Ma
quello di prima però. Mettiti davanti, mettiti davanti. Rinvia su questo cross. E Magatane non ce la fa. Arbitro, questo non è fallo, no, eh. Guardalo, Koulibaly si è sbragato. Bella Koulibaly. Un'altra vittoria molto su misura, eh. Che potrebbe essere una buona notizia, che potrebbe essere una brutta notizia, perché comunque, vabbè, non mi saprei dire, perché comunque siamo stati anche un po' fortunati. Non abbiamo ricevuto molti tiri in porta, però, eh. Però in difesa ci siamo comportati bene. Non stiamo seguendo la camera di perché? Quali piante? L'obiettivo è espandere il nostro marchio, rappresenta un traguardo importante per il club, traguardo che al momento sembra fuori dalla nostra portata. Perché non stiamo... Acquista un giocatore, acquisti un giocatore nati in Sud America. Dobbiamo acquistare un sudamericano? Che due palle. Vabbè, acquisteremo un sudamericano. A gennaio lo acquistiamo, un sudamericano. Ci ha attaccato. Cioè. Allora, lega il mio rapporto con i giocatori del mese. Vedi il sudamericano? Poi no, Galeano. Galeano, porca miseria, Galeano. Oscar Sanchez, 17 anni, 36-50. Porca miseria. Cuevas, perché c'è un potenziale bassissimo, 15 anni, proprio basso, 1,67 m. Due palle. Wow, potenziale 67. Che dobbiamo fare? Scusami, cioè, io non lo so, Adam Sosa, cioè, mi prendi uno che c'ha un potenziale di 48-66. Non lo so, cioè, quando arriverà al massimo non gioca fondamentalmente, c'ha 15 anni, cioè, andremo in Serie A che gioca. Non lo so, Canales, no, vabbè, la merda, mi è preso merda praticamente. Scusate, io non è che sono volgare, lo sapete, però per 25, cioè 16 anni, cioè, Blanco, me lo ricordate, Blanco, mamma mia, Aguirre. Cioè, solo questo Canalas potrebbe essere, però alla fine, in fine conti, cresce, ma quanto cresce? No, lo umiliamo, dai, non, ho ingaggiato soltanto questo che sembra un po' più alto, come... Che è sta roba? Però, sinceramente, cioè, proprio... Non, niente di che. Zapata, tra l'altro, mi avete chiesto, allora, questo è cambiato? Sì, cambia di ruolo. 58, dai. Ibarra è diventato una ala destra. C'è qualcosa. 58 diventa già più interessante, considerando che comunque c'è un problema, però magari potremmo farlo diventare più un esterno, un pochettino, pieno di crescita. Riusciamo tipo a farlo diventare terno sinistro, passarmenta, eh. Poi velocità è lentino, come ala 69 fa schifo, però CC, un altro CC potrebbe diventare, vabbè, lo faccio diventare più un CC, perché tanto vediamo se diventa un CC, dai, che mi diventa. Nel frattempo abbiamo detto Aguirre 17 anni 50, mamma mia. Allora, piano di crescita, che lo possiamo far diventare? È velocino, ma neanche poi tanto, però, eh. Esterno destro, magari diventa forte, ma capirai. CDC ci mette un sacco di tempo. T. Vediamo se diventa un ATT che diventa. Vediamo un pochettino che diventa. Box, Zapata sta diventando, magari lo potremmo anche mandare in prestito. Vediamo, dai. Ce la facciamo alla conferenza, come al solito. Non so se vi è piaciuta, perché nessuno mi ha scritto niente. Ma magari se mi scrivete un commentino che vi piace, mi fa piacere.
Buonasera a tutti. Non è stata la migliore partenza finora. Anche l'obiettivo promozione diretta rischia di complicarsi. Pensa di rimettere le cose a posto. Vabbè. Pensa di rimettere le cose a posto con la rosa che ha a disposizione. Bello, ma fammi capire una cosa, ma stai shooting? Casca Sam detto cosa perché la squadra è pronta. Prossima domanda: cambierà strategia? No, non esiste proprio. Praticamente lui amma attacca perché amma signà. A difendere, ci arrangiamo. La squadra ha fatto fatica nelle ultime partite. Ha individuato cosa c'è che non va? Personalmente mi gratto. Mamma mi facimmo c'è una bella rattata. Scusate per poca educazione, però è buttato un po' pest. Sì, noi ce ne andiamo. Bravo Fabio. Ma aspetta un attimo che ci sta un sacco di cose qua. Aspetta, che succede? C'è un po' di chat, cioè. Allora, ci abbiamo il giocatore infortunato, chi? Quagliarella è tornato. Che giocatori? Giocatori impegnati. Mamma mia. Allora, sono attraversato un buon periodo di forma. Ci penserò, Koulibaly. Ci penserò. Vabbè, mi sento molto meglio. Sei un giocatore importante per noi. Koulibaly si sente. Koulibaly è un po' raccomandato, bisogna essere sinceri. Però lo faccio giocare, sennò poi mi si scoraggia. Anche Quagliarella se la venere. Del Prato, ma Del Prato quanti anni c'ha? Scusate, perché poi pure giovane Del Prato, ma vorrei che magari Del Prato è pure anno più giovane. Vabbè, Koulibaly, giusto perché hai detto che ti senti in forma. Vediamo un po'. Ansaldi può giocare che sia anche riposato. Gaetano sta a casa, che è meglio. Pezzella di là. Certo, il terzino sinistro non lo stiamo facendo giocare tantissimo. Vabbè, attenzione. Palermo-Parma. Il Palermo dovrebbe essere abbastanza forte. Può contare sull'aiuto dei compagni. E sta in fuori gioco, penso. È l'uomo dei gol impossibili da sempre, Quagliarella. Non è in fuori gioco. Ero convinto che fosse in fuori gioco. Il momento giusto. Occhio, occhio. No! No! Madonna, Gigi grande. Comunque Gigi, primo palo, le prende sempre, Almeno lui. Occhio! Ok. Aiaiaia. Vabbè. Ha fatto un gran tiro e poi, vabbè, figuriamoci se quella la pigliava di testa, che vi devo dire. Non stai fuori gioco, bravo, bravo. Eh no, la devi segnare, bambino. Io da lì mi aspetto un gran gol, però. Comunque, ogni volta che mettiamo la palla in mezzo la prendiamo sempre, quindi proviamoci. È buona, vai. Che buona, è buona, buona. Ho sbagliato. Vai. Ma porca grande, Koulibaly che ritorna, ma non ce la fa. Grande Gigi. Questi insistono, Madonnina. Mi ha buttato per terra Ansaldi. Mi ha buttato a terra Ansaldi. Bastardo, vai e andiamo. Mamma mia, quando incominciamo a giocare, comunque, cioè, questa è la squadra dei vecchi. Lo so, Ansaldi e Quagliarella hanno 80 anni, fondamentalmente 35-39. E chiama. Io chiamerei sempre l'uomo perché ci ha detto bene. Va bene così. E Budo. Oh, sto ragazzo è fenomenale. Sto Bernabé è fenomenale. Se riesco a farlo segnare, Quagliarella. Mannaccia. Ok. Prendi posizione, bellino. E no. Ma è Vido quello? Non ci dovresti segnare tu. Madonna santa. Questo è il gol che
lo sapevo, ma lo sapevo che segnava, eh. Occhio, occhio, chiudimi. Aia. No, primo palo. No, Gigi, primo palo tu no. Ma come ho detto che non ti fai segnare sul primo palo, ti fai segnare sul primo palo. Gigi, dai, ma no, Gigi, che figura di merda, dai. No, di testa là, non la prendi. Non la prendi di testa là. Quando le partite volgono in questo modo, tu capisci che non puoi fare niente. Cioè, quello era un passaggio normale, non ho capito che cosa è successo, ti dico per la verità. Cioè, pareva che non, il passaggio pareva che non andasse avanti. Ma non fa niente. Comunque, chat, c'è la chat. Penso che Koulibaly sia contento. Anche Quagliarella. Siamo tutti quanti prestazionatori. Ha giocato bene, devo dire la verità. Comunque, in classifica siamo comunque sempre più o meno lì. Dovremmo essere un po' più forti, però ce la faremo.